e benvenuti in un nuovo video. Oggi vado a mostrarvi un altro ordine di semi permanenti fatto su Amazon. Prima però vi volevo fare vedere un set di lampade che ho acquistato e ve lo faccio vedere dal sito. Eccolo qua. Poi vi lascio il link nell'info box perché la mia lampada che avevo dell'Enel Store, una piccolina, sta iniziando ad andare in crisi. Allora ho dovuto comprarne una nuova e mi è stata consigliata questa offerta con due lampade, queste qua LED SunOne da 48 watt a 25,90 euro, quindi due a 25,90 euro. Inoltre la spedizione è stata effettivamente gratuita, io ho solo pagato 5 euro in più perché ho deciso di fare il contrassegno e mi sono state consegnate praticamente in 48 ore lavorative. Se poi scegliete il contrassegno, vi arriva sul vostro telefono un messaggio WhatsApp che vi chiede la conferma dell'ordine, così che voi confermate che effettivamente avete ordinato le lampade e le volete pagare in contrassegno e vi viene spedito l'ordine. Quindi in 24 ore vi viene richiesta la conferma e poi dopo 48 ore lavorative vi arriva l'ordine a casa con la GLS, se non sbaglio. Quindi io ho comprato questa qua, adesso ve la faccio vedere. Allora, questa è la scatola, è molto molto piccola, ve ne arrivano due, è veramente piccola piccola e all'interno c'è lei che è la lampada. Come potete vedere, potete regolare 24 o 48 watt. Se lo attivate, quindi on, vi abbassa la potenza a 24 watt, che è più utile per chi magari patisce molto sulle unghie quando viene catalizzato o il gel o il semipermanente. E poi ci sono i vari step di secondi. Inoltre ha un riconoscimento della mano, quindi quando lei è collegata con il cavo che vi viene dato in dotazione, quando voi inserite la mano all'interno è come se ci fosse una specie di fotocellula e praticamente lei si attiva. Non ha un timer, quindi quando si attiva il tempo che voi uscite si spegne. Voi dovete ovviamente sempre schiacciare per rispettare appunto le tempistiche. Dentro, come potete vedere, ci sono questi LED. Questo sotto si va a togliere perché è semplicemente attaccato con queste calamite e questi sono tutti i LED ben posizionati. Inoltre, la base, una volta che voi andate a togliere il cartoncino, rimane tutta bella trasparente, quindi riflette molto bene. La seconda lampada che ho ricevuto purtroppo ha questo scollato, ma chi se ne frega, basta incollarlo lì e è molto semplice perché, come vedete, voi andate. Pam! Lei si applica, quindi fate attenzione perché si stacca anche facilmente, ovviamente, ed è super super leggera. Io mi trovo benissimo, per ora ho fatto solo le unghie che vedete adesso su di me, però devo dire che mi trovo molto molto bene, essendo che io non faccio comunque il semipermanente su terze persone, a parte mia madre, le mie amiche, qualche amica di mia mamma, quindi non è che io lo faccio per lavoro, quindi per me stessa sono un'offerta ottima che vi consiglio. Quindi vi consiglio di ordinarle. Allora, questo è quanto riguardo la lampada che volevo appunto farvi vedere, il mio nuovo acquisto. Adesso passiamo proprio agli smalti. Eccoli qua, aiuto! Allora, in realtà, come potete vedere, io li ho già provati, però adesso, utilizzando delle vecchissime tip brutte, giallognole, eccetera, eccetera, andiamo a vedere insieme com'è la stesura di questo semipermanente. E vi vado ovviamente a lasciare sempre nell'info box il link di Amazon dove voi lo potete acquistare. Questi sono semipermanenti che cambiano col caldo o col freddo. Questa è la colorazione fredda. Poi andremo a prendere una ciotola d'acqua calda e vi farò vedere come cambia il colore nell'acqua calda. Ma adesso andiamo piano piano, mi organizzo per andarle a stendere sulle tippe così vedete com'è la stesura. Intanto volevo farvi notare, rispetto ad altri botticini semipermanenti, Allen Bell, questa marca, come vi potete vedere, ha un buco, chiamiamolo così perché effettivamente un buco è, al centro del botticino.
e vi fa vedere il colore e il contenuto del prodotto. Quindi, volendo, questi anellini che si mettono sul tappo possono non servire, però io li metto comunque per comodità, anche perché avendo un po' di timore che possa magari, se va a contatto con la luce solare, rovinarsi, io con del nastro scuro andrò a coprire poi questa parte. Mi sento un po' più tranquilla così, anche se mi hanno detto che non si dovrebbe rovinare, se non avrebbe senso realizzare il botticino in questo modo, però io comunque lo andrò a coprire. Allora, intanto vedete già che questo dovrebbe essere un viola, ma si vede male, ma adesso andiamo a provare a stenderli. Allora, partiamo con il numero 10. Si vedono un po' male da qua perché è tutto buio. Allora, questo è un blu viola scuro scuro scuro, come penso possiate vedere. Andiamo a vederne la stesura, poi con la mia bella lampadina andiamo a catalizzarlo un po'. Allora, la densità, tirandolo fuori da qui, è media. Ora vediamo, eccolo qui. Come vedete, il colore sembra molto blu quando lo si stende, però tipo dal botticino invece sembrerebbe viola. In realtà credo che sia appunto una via di mezzo. Si stende molto bene, non è super coprente. Quindi andremo a fare sicuramente due passate. Questo è uno. Catalizziamolo leggermente. Sto lontana da loro proprio per questo, per evitare catalisi varie. E poi lo si va a mettere nel fornetto. Adesso lo metto da parte così che posso andare avanti. Mettiti qui. Andiamo avanti a fare anche gli altri. Allora, questo è un viola a base glitter. Adesso non so bene che colore riuscite a vedere voi. Dal vivo è un viola. Allora, vediamo un po'. Lui stessa densità media dell'altro. Si stende molto bene. E si vede un po' di più che la tonalità è un viola dal video, non ve lo so dire perché spesso il viola non riesce a rendere l'idea. Allora, tappiamo tutto. Come potete vedere, ci sono dei glitter. Facciamo un po' di catalisi, giusto per non macchiare in giro. Così voi non lo vedete perché sto lontana. Ok, andiamo avanti. Questo è un rosa sempre glitterato, un fucsia. Come vedete, così. Vediamo un po'. Stesura e allora la densità è sempre la stessa e anche la stesura non è differente dagli altri due della stessa marca. Quindi al momento hanno tutti una densità simile e una stesura molto buona. Questo forse sia questo che l'altro, grazie anche probabilmente all'effetto glitter, sono un po' più coprenti. Rimangono un pochino più coprenti a vederli, poi vediamo se effettivamente poi una doppia passata è sempre meglio darla. Infine abbiamo l'ultimo che è un blu, anche lui è un blu glitterato ed eccolo qui. Guardate quanto è bello. E anche con questo confermo la densità. È sempre media, forse sembra leggermente più denso degli altri. La stesura, come potete vedere, è uguale e anche lui tende a essere un po' più trasparente come il primo blu, ma come gli altri due che sono glitterati,
si nota un pochino meno. Quindi adesso vado a catalizzarli bene in lampada, faccio la seconda passata, li lucido e poi andiamo a vedere come cambiano colore con la temperatura calda. Ecco qua i colori con la doppia passata che sono un po' più coprenti, ma adesso andiamo a vedere come cambiano colore. Allora prendo un po' di acqua calda, faccio così perché se la rovescio tutta faccio danni. Adesso spero che poi rimanga abbastanza calda per far vedere l'effetto, così se non rimane calda è farò in qualche altro modo. Ovviamente di là c'è l'acqua fredda, ci ho messo un bel cubettino di ghiaccio così si vede bene. Allora, dovremmo esserci un po', ce n'è. Non essendo caldissima l'acqua, ci vuole un po' magari per vedere l'effetto. Ecco, mi è cascato. Allora, vediamo un po'. Eccolo qui. Questo è il colore da caldo. Questo è il colore da freddo. Ora vediamo il viola. Questa è la trasformazione col caldo, diventa rosa. E papam, tatam. Facciamo le sfumature. Adesso vediamo il blu. Piano piano diventa azzurro. Questo ci mette un po' di più a fare il cambio di colore. Con il freddo lo diventa molto più velocemente. Vedete? E infine abbiamo il fucsia. Eccolo qua che diventa praticamente rosa rosa chiaro. Visto? Adesso si vede un po' meno, volevo farvi. Tada! E li mettiamo tutti a mollo. Tornano tutti in colorazioni più chiare, come potete vedere. Adesso l'acqua non è caldissima. E poi, per vederli tornare scuri, basta metterli nel freddo. Appena toccano l'acqua fredda, diventano subito, subito la tonalità scura. Magia. Si è ribaltato. E voilà, e qua sono tornati nella tonalità di prima. E quindi avete potuto vedere la trasformazione. Come vedete, il colore steso è praticamente lo stesso che vedete nel botticino. Quindi se non avete questo oggettino qua da mettere sugli smalti, in questo caso non vi serve perché lo vedete, anche se io, come vi ho detto, andrò a tapparlo. Il colore che vedete più spesso ovviamente è quello scuro, perché è quello da freddo, ma non cambiano solo ovviamente con l'acqua. Nel momento in cui le vostre unghie sono più calde, cambiano di colore. Poi quando avete l'unghia più lunga, spesso e volentieri la parte che va fuori dal dito vi rimane del colore scuro e l'altra vi rimane del colore chiaro, quindi vi rimane un bicolore molto molto carino. Mi spiace che non renda benissimo il colore viola nel video, ma intanto cercherò poi di fare delle nail art, qualcosa sulle mie unghie, quindi poi pubblicherò le foto sul mio profilo Instagram. E niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto, che anche questi prodotti vi siano piaciuti. Vedremo nella durata sulle unghie come sarà. Ora come ora sono soddisfatta dell'acquisto.
Mi raccomando, lasciatemi i vostri commenti, pollicione all'insù, io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!